presidente della Prologo di Boscoreale e quindi vi accompagno nel percorso qui a Boscoreale, però per la giornata specifica di oggi avevamo coinvolto anche l'Archeoclub di Torre Annunziata, che comunque ringraziamo per aver dato la disponibilità della giornata, e poi il gruppo di rievocatori del gruppo storico Plontino. Io ringrazio Cristina innanzitutto e la Prologo di Boscoreale. Oggi sono qui a presentare questo libro in maniera itinerante, lo faremo prima qui poi al ristorante. È appunto un libro, come te lo diceva Cristina, è un saggio anche questo, che coglie un aspetto un po' particolare che è diffuso attualmente nei scavi di Pompei da un bel po' di anni, è quella della restituzione dei pezzi sottratti perché ritenuti maledetti dai turisti. Quindi ne sapremo delle belle man mano che continueremo la nostra guida. Perché tu hai cominciato a scrivere? È venuta perché in realtà, come lo dicevo anche nel corso di preparazione, io avrei voluto comprarlo, non avendolo trovato. Era molto delicato. Come deve essere ogni dama alla moda. Gettò dunque alte strida finché durò il travaglio. Poi finalmente vide alla luce il piccolo Priepo. Giunone lo ricevette nelle sue mani e mentre Venere, semi svenuta, chiudeva i begli occhi ancora umidi di lacrime, si accinse a lanciare sul neonato la maledizione fatale che doveva influire sul resto della sua vita. Ma nel momento in cui fissava i suoi occhi pieni di collera sull'infante, Giunone si fermò stupefatta. Non aveva mai visto, neanche nei più grandi dei, alcunché di simile a ciò che quel momento scorgeva. Per quanto breve quel momento di stazione salvò Priapo, ma la voce di ciò che era avvenuta si diffuse non meno della circostanza a cui Priapo doveva la vita. Non occorreva altro per far credere agli antichi che avevano trovato un rimedio contro la dittatura. Da ciò certi gioielli dissepolti a Ercolano e a Pompei che facevano parte della toilette femminile. Questi amuleti, non essendo ostensibili nella società moderna, sono stati rimpiazzati appunto con le corna. E dice Diumai questo passo: non entrate in una casa di Napoli appena aristocratica senza che il primo oggetto che vi colpisca in anticamera non sia un paio di corna. Più le corna sono lunghe, più sono efficaci. Si fanno generalmente venire dalla Sicilia. È lì che si era stato venduto clandestinamente in Francia dal proprietario, ricavandolo una somma immensa. Mentre cercava gli atti dell'inchiesta su Vincenzo De Prisco, questa persona che aveva venduto poi in Francia il tesoro, nell'archivio del Tribunale di Napoli a Maschiangioino, una trave del soffitto della camera che ospitava le carte interessate crollò fragorosamente con gran spavento degli impiegati dello stesso Davino, rallentando così le sue ricerche. La ricerca si concluse tristemente con una serie di sciagure che certo avrebbero appassionato il cronista di Nera Salvatore Di Giacomo, che all'epoca era un cronista e si occupava appunto dello scavo della Pisanella. L'onorevole Vincenzo De Prisco, dopo aver sposato una ballerina di origini austriache, si ridusse in miseria e, ammalatosi di cancro alla bocca, si uccise con l'assedio a 66 anni. Ma la dopo aver ottenuto questi soldi, tornando tanto nel turno serale, intorno alle 3 di notte, ha ascoltato alcuni rumori poi di suppellettili che cadono. Io, facendo questa ricerca, ho ascoltato anche un'altra persona che, non sapendo le testimonianze del custode, ha detto la stessa cosa.